Credo che per capire l'importanza di questo viaggio, appunto, che come lei ha detto è il più lungo del pontificato, eh, forse dobbiamo riferirci alle stesse parole del Papa, quelle parole da lui pronunciate in San Pietro, nella Basilica di San Pietro, il 12 di dicembre dell'anno scorso in occasione della solennità di Nostra Signora di Guadalupe. Il Papa riprendeva la famosa espressione del suo predecessore, San Giovanni Paolo II, quando definiva l'America Latina il continente della speranza e spiegava, spiegava così, cito le sue stesse parole, perché dice continente della speranza, perché da essa si attendono nuovi modelli di sviluppo che coniughino tradizione cristiana e progresso civile giustizia ed equità con riconciliazione, sviluppo scientifico e tecnologico con saggezza umana, sofferenza feconda con gioiosa speranza. Beh, questa è un po' la fisionomia ecco, dell'America Latina e anche dei tre paesi che il Santo Padre si appresta a visitare. Il documento di Aparecida è in sei punti salienti del Magistero di Papa Francesco, il Primato della Grazia, la Misericordia, il Coraggio Apostolico. Quale ruolo gioca o può giocare questa parte di mondo nella Chiesa e quali impulsi può offrire alla politica mondiale? Sì, il continente latinoamericano è un continente in movimento, ecco, dove... Eh, sono presenti eh, trasformazioni, cambiamenti a livello culturale, a livello economico, a livello politico. Eh, durante questi decenni ha potuto godere diciamo, di una fase molto positiva che ha permesso a molte persone di emergere dalla povertà, di emanciparsi dalla povertà, dalla miseria, dalla povertà estrema ed incorporarsi progressivamente anche. Nel, nel ceto medio, d'altra parte ci sono accentuati fenomeni di urbanizzazione, per esempio, se pensiamo alle megalopoli dell'America dell Latina, e, e altri fenomeni legati un po' alla, alla globalizzazione, no? ecco, che si percepisce in modo evidente anche in questa, in, in questa parte del mondo. Allora, di fronte eh, a questi nuovi scenari, che, portano anche a una progressiva secolarizzazione della, della società latinoamericana, anche se in forme che non sono semplicemente omologabili con la diciamo, secolarizzazione del, del mondo occidentale. Ecco, di fronte a questi nuovi scenari la Chiesa ha scelto la via della conversione pastorale, ecco, ha scelto la via della missionarietà, dell'impegno missionario. E in questo senso può diventare anche paradigmatica per molte altre parti del mondo. E direi che questo è il contributo, ma lo vediamo anche per esempio nella, nella, nel Magistero del Papa. No? Ecco, questo Magistero che fonda le sue radici proprio su Aparisida ecco, e che viene proposto oggi all'intera Chiesa universale. E da un punto di vista politico direi che l'America Latina. Può essere vista come un vero e proprio laboratorio, ecco, dove si stanno cercando, si stanno sperimentando nuovi modelli di partecipazione, forme più rappresentative che diano voce anche a delle fasce di popolazione ecco, che finora forse non erano state sufficientemente ascoltate. E una via, la ricerca di una via propria alla democrazia, ecco, che tenga conto delle peculiarità di quei paesi e che sappia appunto coniugare la partecipazione di tutti, quindi il pluralismo, il pluralismo quindi le libertà, le libertà fondamentali e il rispetto dei diritti umani. In Ecuador la Chiesa ha un ruolo fondamentale nella formazione della società civile, soprattutto ponendosi come coscienza critica di fronte ai sempre ricorrenti tentativi di minare l'istituzione della famiglia e la sacralità della vita. Quali sono le difficoltà che incontra oggi la Chiesa ecuadoriana e che cosa si aspetta da questo viaggio? La Chiesa in generale, ecco, faccio una breve premessa generale, continua ad esercitare un ruolo profetico di fronte a quelle che il Papa stesso... Chiamava le, col le colonizzazioni ideologiche, no? le colonizzazioni ideologiche, cioè questi tentativi di imporre modelli che non solo diciamo, non, non sono adatti all'etos e alla tradizione delle popolazioni, ma molte volte tendono proprio a, a sovvertirli. È un po' il fronte della famiglia e della vita, eh, il fronte principale in cui queste colonizzazioni ideologiche cercano. Eh, di imporsi. Ecco, allora la Chiesa dovrà continuare a predicare il Vangelo, che è appunto una buona notizia anche nei confronti della famiglia e della vita, ecco, in, questa, in questa situazione in cui si trova. Ed è anche il compito della Chiesa in, in Ecuador. Il compito della Chiesa in Ecuador eh, l'anno scorso, nel 2014, i Vescovi hanno pubblicato una lettera pastorale in cui hanno cercato di descrivere qual è il ruolo della Chiesa nella società e hanno cercato di definire anche che cosa si intende per una sana laicità, ecco, per una, una vera laicità. La Chiesa ecco, domanda soltanto la possibilità di esercitare la propria missione, di esercitare la propria missione che contribuisce al bene della società che contribuisce al dibattito democratico, che contribuisce alla promozione di ogni persona umana e soprattutto dei gruppi più vulnerabili. In Bolivia Papa Francesco sarà accolto dal Presidente Evo Morales con il quale condivide diverse preoccupazioni. Pensiamo ai poveri in un mondo dove domina la finanza, la tutela ambientale. Questa sarà dunque l'occasione per ribadire la responsabilità della comunità internazionale. Il Papa ha già espresso in molti suoi interventi e soprattutto nell'ultima enciclica, l'ha laudato. Sì. E allora quali sono questi, questi inviti? Sono l'invito alla, alla salvaguardia del creato, della casa comune, come la chiama il Papa, l'invito alla giustizia sociale, l'invito a ricercare una pace ecco, che sia rispettosa dei diritti eh, di, di tutti. L'invito a una società che sia più inclusiva dei poveri, ecco, l'invito alla lotta contro le forme estreme di povertà perché sia riconosciuta la dignità eh, di ogni persona e poi anche il rispetto di quella che è l'identità culturale di ogni paese contro questa eh, tendenza eh, della globalizzazione di uniformare tutto e di evitare appunto che anche i rapporti sociali siano commercializzati, siano economicizzati, ma rimangano ecco loro, con la loro caratteristica di eh, ricchezza di, di ogni partecipante. Infine l'ultima tappa del viaggio, il Paraguay dove Papa Francesco sarà un pellegrino, un missionario, hanno detto i vescovi del paese annunciando la visita che desidera accompagnare il popolo nel suo triennio dedicato all'evangelizzazione della famiglia. Dunque la famiglia torna ad essere al centro dell'attenzione. In questo caso ritorna proprio questa centralità della famiglia, ecco il Papa che si inserisce un po' nel cammino delle chiese locali, no? anche qui vuole mettersi a fianco della chiesa del Paraguay nel suo diciamo, itinerario catechetico e missionario che in questo triennio sarà centrato soprattutto sulla famiglia. Una famiglia diciamo, che rispecchia un po' la famiglia latinoamericana, quindi che ha tanti, ha tanti valori. Per esempio in Paraguay le famiglie sono ancora... Solide e numerose, uno dei paesi più giovani del mondo. Poi vorrei sottolineare anche l'impegno ecco, del paese proprio a livello costituzionale per il rispetto della vita dal suo inizio alla, alla sua fine, ma che naturalmente presenta anche tante, tante debolezze, non so ecco, per esempio, le famiglie unigenitoriali, dove la mamma praticamente porta tutto il peso, è sola e porta tutto il peso della famiglia, il tema della disoccupazione o della sottooccupazione che evidentemente compromette la stabilità e la vita normale delle famiglie, il tema anche della droga che veramente destabilizza molte famiglie. Bene, ecco, di fronte a questa situazione il Papa vuole essere una presenza di vicinanza, vicinanza a tutte le famiglie e soprattutto alle famiglie che soffrono per uno di questi motivi e di incoraggiamento ecco, per, per andare avanti.